Cucciolotti, bentornati. Il video di oggi è un video sì unboxing, ma un video molto speciale per me, perché la scarpa che vi farò vedere oggi è una scarpa che acquistai per la prima volta nel 2013, 13 anni fa. Quest'anno l'hanno rilasciata nuovamente con qualche rivisitazione che ovviamente nel video rivedremo, e vi spiegherò anche il perché l'ho ricomprata. Sono veramente emozionato, sto per piangere. È una scarpa che manca nella mia collezione da praticamente quando ho registrato uno dei primi video del canale, che vi lascerò qui, il video delle mie sneakers preferite, delle quali faceva appunto parte la scarpa che vedremo adesso. La scarpa in questione è un paio di Jordan 3. Era bagnato qua. E anche per me è la prima volta che la vedo dal vivo, perché l'ho tolta dal pacco, l'ho giusto visto velocemente che poi dovevo andare ad allenamento, quindi sarà un video reaction. Il box ha una base con Elephant Print, il Jumpman rosso su sfondo nero, Nike Air da un lato e dall'altro, è la classica etichettina che troviamo sui nuovi modelli Jordans. Carta con Elephant Print, altra carta con Elephant Print, carta bianca, altra carta bianca, Jordan 3 Fire Red. Con il Nike Air on the back! Prima di parlarvi di questa scarpa vi parlo del perché l'ho ricomprata, tra virgolette. Chi mi segue da molto e avrà visto il video proprio delle mie scarpe preferite saprà benissimo che io avevo le Jordan 3 appunto del 2013, che ormai, avendole da un po' di anni, erano diventate un po' una mia vita. Le utilizzavo per andare al campetto, fare qualsiasi cosa, non avevo paura di rovinarle. Vi lascerò qui una foto di quando ci siamo classificati al terzo posto a un torneo di basket, ma al terzo posto volontariamente, non perché fossimo scarsi, ma perché potevo matchare il terzo posto con le Jordan 3. Ma, registrando proprio il video delle mie scarpe preferite, non la tiravo fuori dalla scatola da un po' ed è successo questo. Vi lascio le riprese che ve lo spiegheranno meglio di me. Pa, look at this. Oddio. È lei? Che schifo. Per dimostrarvi che nulla è preparato, non sapevo le condizioni della scarpa. Sapevo che era messa male, ma non così tanto. Puzza de... avvicina. Puzza di dopo morto. No, non toccare, che è orribile. Era bagnata. Vabbè, adesso andrò a lavarmi le mani e tornerò a breve, vi spiegherò il perché è possibile che sia così. In poche parole, le scarpe le avevo utilizzate per andare a fare una gitarella in montagna, poi avendole pulite, evidentemente non benissimo, le ho rimesse nella scatola troppo frettolosamente e si sono creati questi muschi licheni, queste muffette. Ho provato onestamente a pulirla, ma non c'è stato nulla da fare, quindi sono stato costretto a buttarla. È stato uno dei giorni più tristi della mia vita, insieme a quando Kim Kardashian non mi ha risposto in DM. Kim Kardashian, se stai guardando questo video, rispondimi al DM, che adesso sei single. Quindi cuccioli, mi raccomando, trattatele bene, molto molto bene. Ma adesso passiamo alla release del 2022. Ero molto emozionato perché l'ho vinta su sneakers, ne ho fatte sì centinaia di migliaia di paia, però quando itti su sneakers è sempre un piacere. Prima che mi arrivasse la scarpa ero molto emozionato e ricco di aspettative. Uno, perché la vedevo come un cerotto sul mio cuore ormai distrutto. Due giorni dopo averle coppate su sneakers sono andato a Bologna, volevo anche andare a visitare Vector Bottega, che salutiamo, l'unico giorno che sono andato io a Bologna era chiuso, e mi trovo davanti le Jordan 3 su tutta la vetrina. Già stavo soffrendo per non averle, in più il negozio era chiuso e me le spaparazza qua davanti. Un po' di rispetto per la gente che soffre. E poi, essendo arrivate prima a lui, saluto a Lorenzo e tutta Palermo, mi erano arrivati dei messaggi vocali poco carini, vi lascerò qui. Io sono rimasto male, le vibes non sono quelle, neanche il rosso è il Fire Red, bro. Il Fire Red era un rosso intenso, scuro, non acceso. È un rosso tipo gym red, capito? Pelle, l'odore, a toccarla non è male, ma se è colorata così male, bro. Diciamo che non facevano promettere bene. Il mio hype stava scendendo drasticamente dopo queste audio review. Vero come al solito che la qualità di Nike è sempre la qualità di Nike, vero che
ci sarà sempre un po' di collettina, vero anche che hanno aumentato i prezzi vostri, però dagli audio mi aspettavo veramente una situazione tragica. E vi devo dire che vista dal vivo non mi sembra niente di eccezionale, niente di più, niente di meno di quelle che sono le classiche release Jordan. La qualità è la solita, sono tanti 200 euro, sì, ma che dobbiamo fare? Diciamo che io questa scarpa qui non so manco se la metterò, se la esporrò da qualche parte come... passiamo a lui. Trofeo come ricordo per tutto quello che è stato e quella scarpa che sta andando a rimpiazzare. Scrivete nei commenti che cosa devo fare. Esporla o indossarla? Ma tanto lo so che volete vederci un outfit, quindi seguitemi su Instagram e commentate indossala. La prima differenza sostanziale che la rende molto più bella, ha messo a fuoco subito, incredibile, è il Nike Air on the back. È un dettaglio veramente molto sexy. Un altro dettaglino è il targhettino Nike Air, e questo qui dovrebbe andare a riprendere proprio la release originale del 1988. Mentre parlo vi lascerò anche delle foto che fanno una comparazione tra questo modello e la release originale del 1988. Un'altra cosa che ho notato subito, il dettaglio qui e anche sulla punta dell'elephant print, che nella mia release del 2013, ma se non sbaglio anche sull'OG, era nero, mentre qui lo troviamo di un grigio anche piuttosto chiaro, dietro e davanti, che vi devo dire, forse sta anche meglio, perché va a riprendere il grigio che c'è qui, il grigio del sock liner e il grigio della suola, però mi ha lasciato un attimino, ehi, cos'è sta cosa? La suola invece è la classica, niente di più, niente di meno. La linguettina invece, che non riprende la shape della classica dell'OG, segue la linea di quelle che sono le ultime release Jordan. Un altro dettaglio che ho notato quando ho visto la scarpa, ma me l'ha fatto notare anche Lore, che risalutiamo, lui è tutta Palermo, è la colorazione di questo rosso qui, che non è proprio fedelissima, fedelissimissimissimissimissimissima a il rosso originale. Lo vedo più come un rosso con delle miscele di rosa. Insomma, vale questi 200 euro? No, come al solito, ma vi devo dire che la qualità costruttiva non è malvagia. Come dicevo, mi aspettavo veramente una merda dopo aver sentito quegli audio terrificanti. La pelle, diciamo che ha questo effetto tamburellato, però si sente comunque che è rigida, che non è una pelle di chissà che qualità. Nel complesso, comunque, come dicevo, è una scarpa che è fatta in maniera decente. Più che un valore economico, ha un valore affettivo, perché, come vi raccontavo prima, sua cugina l'ho persa in un incidente montano e quindi sono stato costretto a ricomprarla. Però vi dico la verità che questa è una scarpa che consiglio. Uno, perché è una Jordan 3, quindi una delle silhouette Jordan più belle di sempre, bla 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 bla. Una colorazione OG con il Nike Air on the back, quindi oltre che va presa per quello, e due, perché è una colorazione come tutti i modelli OG, questa è una cosa che segnatevi, appena usciti non si caga nessuno, non vuole nessuno, a meno che non sia una Jordan 1 Chicago OG, e allora in quel caso hanno una salita di prezzo molto lenta. Cucciolotti, adesso so che siete tristi anche voi, ma non vi preoccupate, perché adesso il mio cuore è a posto, abbiamo messo un cerotto. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto. Come al solito non dimenticatevi di mettere like a questo video, iscrivervi al canale, condividerlo con i vostri amici che utilizzano le Jordan per fare cose che non dovrebbero fare con le Jordan. Per ultimo, ma non meno importante, seguitemi su Instagram, qui, dove pubblicherò le foto di tutti i miei fits e un outfit con le Jordan 3 Fire Red. Non vedo l'ora, ci vediamo al prossimo video.